L'urlo dei Champions direttamente dal PC messo qua. Sono le 4 di notte, signori. Sono le 4 di notte. Mi trovo a Macao, sono in Cile. Ve l'avevo detto che sarei stato qua. Guardate, vi faccio vedere da qui. Aspettate un attimo. Si vede? No. Vi metto il. Che ore sono? 3:59. Si parte. Questa avventura, questa partita. Per chi mi conosce sa quanto sia importante, non posso gridare, ho gente vicino nelle stanze, quindi assolutamente si guarda la partita nel rispetto più totale. Ansia totale, perché veramente questa è quella partita che Luca Bimbo avrebbe voluto vedere, avrebbe voluto vivere, e perché simpatizzo Arsenal da quando perdemmo a San Siro 5-1, e riviverlo oggi mi sarebbe piaciuto. Tra una carta di Entei Pokémon Shiny qui e una maglietta di 11 calci che potete acquistare dal link in descrizione, mi raccomando, non fatevelo raccontare. Io mi stendo sul mega lettone che vi giuro è gigante. Ho una camera con due letti singoli tutta per me. E niente, ci guardiamo sta partitona. Dita incrociate, vincere sarebbe fondamentale, soprattutto perché abbiamo il Lipsia, abbiamo il Leverkusen, che non saranno mai assolutamente partite facili, e poi soprattutto Real Madrid che perde e gli altri stop delle big potrebbero veramente metterci in una posizione ottimale per passare tra le prime 8. Già parlato troppo, faccio troppo casino, signori. There we go, buona partita a tutti noi. Like e Ma che traversa ha preso Dundum? Ma che traversa ha preso Dumfries d'esterno? Ma che traversa mi ha preso Dumfries? Ma che traversa mi ha preso Dumfries d'esterno? Dum-dum, dum-dum! Non posso gridare che sono le 4 di notte! Madonna, Dumfries! Dai, dai, dai! Dai! Raga, rigore per Ciala. Alla fine del primo tempo, netto, di mano apertissimo. Cos'è controllo rigore? Ma che sta a controllare? Aglaun, ma che sta a controllare? È larghissimo quel braccio, dai. Forza. Dai, stai zitto. Kovac, che stai facendo più danni della grandine. Cartellini gialli a capocchia di cazzo e tutto. Dai, su. Fammi mettere questo altro piede. Dai, Ciala. Dai, Ciala. Ciala! 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 Non posso gridare che sono le 5! Non posso gridare che sono le 5! Sì, Ciala! Sì! Che primo tempo ruvido. L'Arsenal ci rompe il cazzo perché difende, perché fa, perché disfa, perché. Meno male. Voglio segnalare una roba. Cioè, a Firenze l'anno scorso ci hanno dato contro un rigore perché Sommer esce, becca la faccia di un tizio a caso. Rigore. Quest'anno che succede la stessa roba in area nostra, il tocco secondo me è più grave rispetto a quello di Firenze. Niente. Quindi differenza Italia-Europa è netta. È netta e si vede. Denzel. Denzel. Ma che cosa mi stai facendo? Comunque, raga, sto soffrendo troppo. Cioè, io una partita nel letto così non la posso vivere. Cioè, sto soffrendo troppo. Madonna, Denzel ancora. Però comunque si soffre. Parato nei miracoli di Sommer. Denzel che la salva sulla linea. Mo' è entrato Aslani per Çalhanoğlu. Non voglio bestemmiare, speriamo. Speriamo vada bene, va. Mancano 20 minuti. L'arbitro comunque dà cartellina, cazzo di cane oggi. Dà cartellina, cazzo di cane. Madonna, bistecca, che cosa mi hai salvato, bistecca. Occhio a sto angolo. Ormai ho perso il conto di quanti calci d'angolo hanno battuto. Sono le 6 meno 20 praticamente. Saka. Vaffanculo. Madonna, che sudata sta. Via. Centro Sard. Aslani perché sei uscito così? Aslani, t'hanno bevuto.
Porco due, che sofferenza. Dai sto giallo con l'Asinac, dai, come ti chiami tu? Mortacci tu. 3 minuti più recupero. Sono le 6 di mattina. Sto KO. Fisico. Letteralmente, ma non devo mollare. Dai amore mio che ci siamo. Dai amore mio. È tosta, eh. Anche perché basta veramente una cappella e vai a sprecare 87 minuti dove sei stato cazzuto, dove hai tenuto, dove hai sofferto. Quindi, cioè, sprecarla adesso sarebbe veramente da coglioni. Teniamo sta cazzo di Arsenal, come gira bene la palla. Comunque l'Arsenal avesse una prima punta stile Lewandowski, farebbe molto male. Farebbe veramente male. E la fortuna nostra stasera, ma la sfortuna loro, che non hanno una prima punta. Cioè un Henry di turno non lo hanno. Minchia, bisse che potevamo alzarla sta palla, no? Perché sono giovani, sono belli, sono veloci. Ce n'è impazzire qua, eh? Letteralmente. Cioè, calcolate che manca un minuto e mezzo, più o meno, totale. Non so se ne verrà aggiunto altro, ma c'è veramente da impazzire, eh? Comunque, dicono bene i telecronisti, ci dice bene anche Ambrosini. Qua c'è Lautaro che dà tutte le indicazioni. Cioè, l'Arsenal, se tu vai a leggere le statistiche, dici, ah, l'Inter ha sculato, l'Inter ha vinto così. Però l'Arsenal non è mai stata veramente pericolosa. L'Inter prende una traversa incredibile dopo 2 minuti e poteva sicuramente cambiare la partita e tutto. Poi siamo stati bravissimi. Cioè, oggi in difesa, signori miei, sontuosi. De Vrij, Dumfries, secondo me, migliore in campo, per dirvi. Cioè, letteralmente Denzel Dumfries migliore in campo, la traversa, il salvataggio. Madonna, Barellino, come ne sei uscito? Cioè, Dumfries letteralmente migliore in campo oggi. Ha fatto una partita incredibile, poi il salvataggio di Pisello sulla linea, capito? Dai, arbitro, fischia, ti prego. Fischia. 2 minuti in più, no, vabbè, ma tu mi vuoi morto. Tu mi vuoi morto. Non ci arrivo 2 minuti in più. Cioè, sto soffrendo. Cortesemente puoi fischiare la fine. Cioè, siamo al 97,50 praticamente. Che dobbiamo fare? Cioè, deve pareggiarla per forza l'Arsenal. Fammi capire, Kovac. Ma perché poi abbiamo buttato la palla così a cazzo di cane? Mamma mia, Dumfries, che partita oggi. Mamma Nico. Prova a ripartire, è finita! È finita! Vittoria dell'Inter. Vaffanculo, Arsenal, vaffanculo. Sì, perfetto. Ok, allora. Facciamo vedere un attimo. Sono le 6. No. Le 6. Amore mio, sto dall'altra parte del mondo. Probabilmente mi verrà la febbre. Perché ho fatto di tutto, ma abbiamo vinto. L'abbiamo portata a casa. L'importante era questo. Inter-Arsenal 1-0. Decide Hakan Çalhanoğlu. Quanto c'era mancato il Çala. Ma che difesa sontuosa. Signori, da queste occhiaie qua vi saluto. Mi raccomando, un mega like. Fatelo per me di supporto, perché ne è valsa la pena. Ma è stata faticosa. Nella giornata del dolore all'Inter ho giurato amore.